E allora direi 3, 2, 1, Alaska! Godersi questa vista spettacolare. Oh ragazzi, che goduria. Cheers. Siete pronti? Alaska. Sono arrivato in aeroporto, ragazzi, non c'è anima viva, sembra di stare in un posto chiuso al pubblico, tipo, sembra un villaggio fantasma, guardate che roba. C'è di buono che ci si sente molto sicuri perché non c'è praticamente anima viva. Ho preso un bel sandwich, l'ho pagato $14, non male, eh? Forse stiamo esagerando, però secondo me è meglio viaggiare sicuri, no? Quanto tempo era, ragazzi, che non prendevo un aereo, guardate che belli che sono, quanto mi mancavano. Stiamo andando, ragazzi, here we go. Amici, siamo arrivati, testati, passati, ci hanno fatto andare, abbiamo fatto le nostre dichiarazioni del caso per dire che siamo tutti belli, negativi e bravi, e adesso efficienza massima, 20 minuti, valigie pronte, quindi mi sembra un ottimo inizio. Unica cosa che dopo queste 7 ore con la maschera comincio il mio naso tipo a non tollerarlo più, non vedo l'ora di togliermela. Cosa puoi vedere come prima cosa appena arrivi ad Anchorage? Ovviamente un alce enorme. Quanto sei grosso. Quindi ragazzi, ci sono animali in tutto l'aeroporto, però vagamente impagliati. E guarda questo. No, Star Trek lì impagliato. Welcome to Anchorage, my friend. Good morning. Buongiorno ragazzi. Ci siamo svegliati questa mattina sotto questo bel sole dell'Alaska e di Anchorage. Guardate che bello. Quindi c'è questo tempo super assolato che ci aspetta e che ci sta invogliando a partire. Stiamo partendo da Anchorage, che è chiaramente la città principale dove arrivano i voli, ma non è la capitale, ragazzi, perché la capitale, lo dico subito, è Juneau, che si trova tutta un'altra parte e che ha tipo 20.000 abitanti, è piccolissima. Come ogni viaggio che si rispetti, stiamo iniziando col nostro amico Walmart. Ta-da! Abbiamo appena finito di fare questa spesa per 2 giorni, ma come al solito abbiamo comprato una cosa infinita di roba. E adesso la grande sfida che abbiamo è quella di far stare tutto quanto dentro questa macchina, con anche noi e le nostre valigie, visto che comunque siamo in 5. Abbiamo già la macchina piena e non ci stiamo neanche praticamente. Allora, guardate lo stato di questa macchina. C'è una specie di posto dietro con altre valigie lì. Dall'altra parte abbiamo ovviamente altra roba. E c'è ancora un carrello di roba lì fuori che stiamo cercando di far stare dentro, ma non ce la faremo mai. Questo buttiamo. Non ce la faremo mai, ragazzi. E adesso l'obiettivo è quello di prendere questa strada panoramica bellissima, procedere verso sud e arrivare nella prossima località dove andremo a dormire se troviamo un posto per ancora prenotare nulla, che si chiama Homer, sì, come Homer Simpson, che a quanto pare è molto carina e coccolosa. Ora che abbiamo le cose da mangiare, iniziamo questo viaggio e iniziamo l'avventura verso Homer. Sta iniziando a piovere, yeah, questo è il clima d'Alaska. Chi è che suona? Non sai chi è questo? Io l'abbandono. Ha chiesto è J-Ax. E sulle note del magico Mike Speziali stiamo andando verso la Kenai Peninsula.
il nostro driver è lì prontissimo, nonostante la pioggia, le intemperie e tutti gli ostacoli, caribù, orsi che stanno spuntando in questo percorso, è lì imperterrito. Oh, è vero, c'erano i tizi che con le canne cercavano di prendere i salmoni uno dopo l'altro. E il tempo sta cambiando ogni 5 minuti praticamente, c'era sole, poi pioggia, poi nuvole, poi pioggia, poi pioggia, poi pioggia, poi pioggia e poi pioggia. E adesso l'obiettivo è di fermarci per fare colazione, continuare verso sud e andare in direzione Homer e scoprire un po' questo pezzo di mondo. Ah, eccoci qua. Nella strada verso Homer ci stiamo già fermando perché ci sono dei luoghi in cui passi con la macchina, praticamente con la strada, vicino a dei laghetti bassi, ci sono queste pozze, c'è il riflesso dell'acqua, il cielo che ogni tanto super azzurro che si apre e crea tutti questi riflessi con le nuvole, l'acqua, è bellissimo. E direi che adesso è arrivato il momento di farci, che ne dite, un bel volo. Possiamo chiudere, penso. Chiudiamo e proseguiamo in questa Alaska. Vai! Il tempo sta cambiando praticamente ogni 7 secondi, abbiamo visto il sole, le nuvole, la pioggia, ci manca solo la neve praticamente e la strada prima di Homer non è in realtà abbastanza monotona o monotona come la canzone di Elio, però sta piovendo praticamente incessantemente da un'ora ormai, quindi giro il mondo, giro te, la risposta no c'è, le parole dobbiamo un attimo rilavorarci. Quando il pane sforno a quarantena sta canzone. Quando il pane sforno. Aggiornamento di servizio, siamo quasi arrivati nella bellissima Homer. Bellissima, lo scopriremo. E la notizia è che andremo a dormire su una delle attrattive principali di Homer, che è praticamente questa specie di sputo che si chiama Homer Spit, che è questa specie di land, di pezzo di terra che si allunga in mezzo al mare, e il nostro hotel è proprio lì. E se guardate in fondo praticamente è dove andremo. Finalmente poi non piove perché ha piovuto per tipo un'ora e mezza e finalmente siamo arrivati qua e ha smesso di piovere, quindi una bella pausa per sgranchirci un po' le gambe dopo questo viaggio di praticamente 4 ore da Anchorage fino qui a Homer. Hi ragazzi, la capitale del halibut. Quindi magari questa sera andremo ad assaggiare un po' di halibut. Chi lo sa? Homer's Pit, lo sputo di Homer. Qual è la capitale mondiale dell'RV vacation? Ta-da! Homer. Ragazzi, guardate un po' che razza di camera che abbiamo qui trovato sulla punta di Homer Spit. Siete pronti? Faccio vedere cosa c'è dall'altra parte. Guardate un po', lì c'è la crew, bella arzilla, vedo. Il letto, la panca, la vista sul mare diretto. E c'è pure il balconcino che dà praticamente davanti all'infinità del mare. Che meraviglia. Thank you.
Cosa importantissima che ho appena scoperto è che Homer è la capitale del halibut, questo pescione famoso da queste parti, quando parlo pescano veramente tantissimo e lo serviranno, penso, anche a cena, magari se lo assaggiamo. E qui c'è questo posto, subito dietro la torre, dove praticamente stanno preparando il pesce dopo la pesca e lo stanno appendendo. C'è un odore di pesce, ragazzi, che ve lo raccomando. E ovviamente se arrivate qui ad Homer non vi potete perdere il famoso porto, porticciolo, dove ci sono tutte queste belle imbarcazioncine. È molto pittoresco e da qui partono sia le escursioni per andare a vedere gli orsi, pescare e quant'altro, e i pescatori proprio invece che vanno a pescare e a fare incetta di halibut. L'halibut è molto buono, sembra un po' il nostro rombo, cioè è un pesce piatto tipo che sta sul fondo e quindi ha gli occhi tutti e due da una parte in modo un po' strano. È un po' brutto da vedere, però a quanto pare è il grande protagonista di questi luoghi e tra l'altro è molto buono da mangiare. Quindi se venite qui a Homer, passeggiatine nel porto è d'obbligo, oltre ad assaggiare un po' di halibut appena pescato. Stasera la crew si sta impegnando a una bella cena ai frutti di mare e cose tipiche. Se fosse Jesolo direi le vongole. Le vongole dell'alcol sono evidenti. Ragazzi, erano 6 mesi che non bevevamo una birra, adesso perché siamo tutti ubriachi. Questa cosa non andrà mai nei miei video. Però... il classico pane, aglio e frutti di mare. Allora assaggiare l'halibut, questo è un trittico di pesci, halibut, salmone, capesante e gambero. Quindi adesso, ora che siamo così in gambero, assaggiamo tutto. Si sto assaggiando l'halibut per la prima volta, assaggiamolo, vediamo un po' com'è. Guarda, è molto delicato, sembra un po' un merluzzo perché comunque la consistenza è più o meno quella, però è un po' più saporito il merluzzo. Approved. No ragazzi, ve lo devo dire, sono le 10 meno un quarto di sera. Il mio cellulare è già in modalità notturna, vedo tutto giallo per dirvi. E nonostante ciò, qui c'è ancora la luce. Pazzesco! Penso che questa cosa della luce che mi piace un sacco perché così abbiamo tanto tempo per andare in giro, per guidare, per fare passeggiate. Ma mi devo un attimo abituare perché questa cosa mi manda fuori di testa. Buongiorno, ora che figata. Buongiorno ragazzi, faccia da sonno e voce ancora praticamente imbarazzanti. Secondo voi cosa si può fare in Alaska alle 8 del mattino, che c'è già il sole praticamente alto come se fosse, non so, a mezzogiorno? Qui, cosa dite, questo freddo? La risposta è... Ta-ra-ta-ra! Una bella hot tub! Eccola lì, una bella vasca di un massaggio. C'è già quell'altro dentro, eccolo là. Non aspetto neanche 10 secondi prima di entrare. E adesso anche gli altri si stanno svegliando, chissà se arriveranno. Il punto è che col Covid dobbiamo prenotare tutto, quindi abbiamo mezz'ora di tempo e non si può condividere con altra gente, giustamente. E guardate la vista. Buongiorno Alaska. Spettacolo. Ok, tutti gli avventurieri sono qua pronti. Godersi questa vista spettacolare. Sono diverse le cose che si possono fare qui da Homer. Chiaramente prendere tantissimi tour che ti portano a vedere gli orsi. L'unica cosa è che i prezzi in questo posto sono altissimi, cioè in Alaska in generale sono altissimi. Qui le escursioni dicono dei prezzi tipo $500, $400, $700, perché consiste di praticamente prendere l'aereo, andare dall'altra parte, avere la guida. Insomma è veramente una cosa costosa. Quindi se volete fare la full experience, chiamiamola così, preparatevi a sganciare un po' di grano. La cosa bella è che comunque si può respirare la natura anche qui, si può fare un po' di giretti, camminate e quant'altro senza spendere una fortuna. Tra l'altro nel mare qua davanti ogni tanto c'è qualche foca o leone marino, ma penso che siano foche qui. Spunta ogni tanto, vedevi che vanno a caccia di pesce, c'era ieri una che è saltata fuori, ha buttato per aria il pesce e poi è saltata dentro per rincorrerlo. E sembra quasi un lago in realtà, perché è super piatto con queste ondine che arrivano una alla volta con questo rumore molto regolare. Stanotte dormivamo e c'era questo rumore di fondo di queste onde che arrivavano una alla volta e basta. Qual è il piano della giornata? Quello che vogliamo fare è ripartire, dobbiamo chiaramente impacchettare tutto, i ragazzi sono ancora lì che impacchettano e ci metteranno praticamente una vita,
Eccoli là, come li vedo, super presi bene. E il piano di oggi quindi è di impacchettare tutto, ripartire, guidare per, penso, 4 ore ed arrivare a Seward, che è praticamente dall'altra parte della penisola. Non sappiamo se sarà tutto aperto, perché adesso in questa situazione di emergenza ci sono meno turisti e se ci sono saranno molto care, quindi non so se riusciremo a farlo, ma lo andremo a scoprire. Quindi adesso in marcia! Guardate che posto, questo qui si chiama Anchor Point ed è famoso perché praticamente a quanto pare c'è l'autostrada o highway più ad ovest di tutto il sistema degli Stati Uniti d'America. E come potete vedere da una parte c'è un prato enorme, bellissimo, e dall'altra parte c'è tutto il mare che si può vedere dall'altra parte. Come andare a tirare su una barca direttamente dal mare? Vedete? Quel tizio lì è partito dalla nostra amica terraferma e sta andando praticamente in acqua per recuperare l'amico Fritz che sta arrivando di là. Guarda là com'è grossa! Sì, sì, sì! Guarda più a destra, a destra! Guarda che sbaglia! Doveva entrare prima! E quelle lì, le vedete? Davanti al mio ditone? Sono delle aquile. Se venite qui a Cape Point, dateci un occhio perché sulla spiaggia potrete vedere molto spesso delle enormi e bellissime aquile. Sono veramente grosse, sono tipo dei tacchini volanti con questa loro testa bianca e arrivano lì e non hanno molta paura ai turisti che gli fanno le foto anche da vicino. Ragazzi, questo è il caso di dirlo. Chi trova una stazione di servizio trova un tesoro. Scusate. Wow. Ragazzi, qui ormai il gruppo praticamente euforia alle stelle, siamo quasi arrivati e lo si può vedere dietro, come c'è Elizabeth super excited about that. Stiamo arrivando sull'Exit Glacier, che è il ghiacciaio che sta vicino a Seward. È molto comodo perché praticamente semplicemente in mezz'oretta dalla città di Seward si può raggiungere in macchina e da lì si possono fare diversi percorsi naturalistici, diverse passeggiate, sia con l'equipaggiamento, se volete, con tutta la roba per, insomma, ghiacciai, ramponi, sia anche dei percorsi più facili che a quanto pare in un'oretta o anche più ore, a seconda di quanto avete voglia e quanto avete gambe, potrete poi decidere di fare. Stiamo andando in direzione ghiacciaio. Siamo arrivati, abbiamo davanti a noi finalmente il famosissimo e tanto atteso dopo tutte queste ore di macchina da stamattina. Siamo arrivati davanti all'Exit Glacier, il ghiacciaio d'uscita praticamente, se vogliamo tradurlo. Lo vedete lì in fondo. La cosa triste è ovviamente che questo ghiacciaio molti anni fa era molto più grande e arrivava praticamente in tutta questa vallata. Tutta questa vallata praticamente era ricoperta da ghiaccio. Un po' alla volta però si sta sciogliendo e quindi, come vedete, si sta ritraendo e qui c'è tutta l'acqua che è il risultato di tutto questo ghiaccio che si scioglie costantemente e che quindi arriva verso la valle. Ragazzi, la tensione per gli orsi si sta già facendo sentire e qui ci sono un po' di indicazioni su cosa fare quando si vedono gli orsi e il resto. E iniziamo questa camminata, a quanto pare, come al solito, come in tutti i parchi in America, è facilissimo, è gestito molto bene, ci sono arrivi, c'è il bagno, c'è il centro informazioni. Ci sono tanti, tanti orsi, la particolarità è che bisogna un po' capire e distinguere bene quale tipo di orso ti trovi davanti, perché a seconda del tipo di orso tu ti dovrai comportare in modo diverso. Quindi gli orsi neri sono quelli più piccoli e praticamente in quel caso bisogna cercare di parlargli e cercare anche di far finta di essere più grande possibile. Quindi per esempio aprire le braccia, muoversi,
e simulare di essere enormi, perché loro comunque non sono così grandi, quindi capire che tu sei più grande o più, insomma, grande quanto loro è una cosa che li può un attimo fermare. La cosa importante in ogni caso è mai scappare, mai rivolgergli le spalle e scappare, perché in quel modo non fai altro che risvegliare l'istinto predatorio dell'animale, e quindi è da evitare assolutamente. E un po' alla volta magari indietreggiare continuando, però senza mai dargli le spalle. Se invece sei davanti a un bruno o un grizzly, la differenza è grossa, perché sono enormi e chiaramente se gli fai vedere che tu sei grosso eccetera non è che li cambi molto. Quindi in quel caso provi prima a fargli vedere che sei una persona e non una preda, quindi mai scappare. Comunque gli parli, fare tanto rumore, e nel caso in cui ti attacchi evitare di controbattere, ma semplicemente fare la tattica dell'orso, ovvero ti butti a terra, pancia sotto, ti copri la nuca con le mani e cerchi sempre di rivolgere, diciamo, la pancia verso il terreno e fare finta di essere morto, perché nel momento in cui l'orso capisce che tu non sei più una minaccia, lascia stare e non ti attacca più. Quindi ora che abbiamo tutte le informazioni possibili e rilevanti per questa camminata, andiamo nella città degli orsi. Tu non hai paura? Perché non hai paura? Forse c'è un gris? Se c'è un gris ci penseremo. Ho più paura delle zanzare in questo momento che degli orsi. La 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 la. Siamo arrivati al primo punto in cui vediamo l'acqua. Praticamente tutta quest'acqua qui alle mie spalle è quella che arriva dallo scioglimento del ghiacciaio che c'è lì sopra. È incredibile perché è praticamente un fiume. Unica nota di servizio è che ci sono un sacco di zanzare che continuano tipo ad assalirmi. Wow! Guardate, stesso posto 2004-2010 e praticamente già in questi pochi anni, in 6 anni, il ghiacciaio è scomparso. Cioè io mi aspettavo l'Alaska di arrivare, le maglie, le giacche, i pantaloni, tutti gli strati, farà freddo. Sono in maglietta a maniche corte, mi sono dovuto praticamente spogliare, che faceva un caldo pazzesco e quindi sto continuando a sudare, adesso mi sono mezzo spogliato. E quindi le zanzare mi stanno masticando. Comunque guardate un po' di là cosa c'è. Womba! Quello, signore e signori, si chiama ghiacciaio. Che meraviglia, ragazzi, guardate di là. Una cosa strana, perché non sono abituato a vedere dei ghiacciai molto spesso in vita mia, quindi vedere poi tutta questa conca è praticamente stata tutta scavata negli anni dal ghiacciaio, no? Da bravi italiani, no? Chiamiamo orso horses, no? Attenzione agli horses, attenzione ai cavalli, giustamente. Just in case horses attack the car. Allora ragazzi, cosa dite di questa passeggiata? Io volevo fare delle domande ai miei amici, che però così amici si vede non sono. Io ti ho detto che era bella. Allora, questi non sono i miei, li ho trovati qui. Lascerò ragazzi qui sotto un numero da chiamare per il prossimo viaggio. Chi vuole venire con me mi scriva. Grazie. È buon stigma.
Di solito parlo tanto, ma questa volta direi che potrei anche risparmiarmi le parole, perché solo a vedere queste immagini penso che dicano tutto. Siamo arrivati in questa casetta che abbiamo preso su Airbnb. Ha una terrazza meravigliosa che si affaccia totalmente sul mare. La vista davanti è qualcosa di spettacolare. Ci sono montagne con la neve da perdita d'occhio, guardate, non finiscono mai. E poi c'è questo mare super calmo anche da questa parte, con ogni tanto qualche mega salmone o qualche pescione che salta, qualche barchetta che passa e basta. È una meraviglia, ci sono dei colori poi bellissimi, perché come sapete qua il tramonto arriva tardissimo, alle 10-11 di sera, e quindi questi colori che sono bellissimi durano praticamente per ore. E è un problema se vuoi fare delle foto, perché come nel mio caso praticamente potrei stare, perdere le ore solamente a fotografare, filmare, a fare riprese, perché toglie il fiato. E adesso ragazzi vi faccio vedere il balcone che abbiamo a disposizione, la vista che abbiamo a disposizione qui a Seward per le prossime due notti. Siete pronti? È una cosa spettacolare, ve la faccio vedere però perché è troppo troppo bella. Vi posso dire in tutta onestà che questo è uno dei posti più belli che io abbia mai visto. L'idea di passare delle notti qui, poter cucinare praticamente qui, in questa terrazza, con questa vista, con questa luce, io non ho parole, non ci credo. Guardate ragazzi che grazia di sgrigliatina che c'è questa volta con questa vista. Si sgriglia sempre. Ovunque. Cheers. E stiamo mangiando, ormai il nostro cuoco professionale qua con questa vista, ragazzi, ci sta proprio dando delle soddisfazioni infinite. Oh ragazzi, buongiorno, un'altra bellissima giornata ci aspetta in quel dell'Alaska. Cosa stiamo facendo oggi? Siamo a Seward, siamo andati praticamente nel centro dove partono tutte le barche per le escursioni, e praticamente quello che stiamo per fare è un tour di una, tipo 6 ore in cui a quanto pare si va a vedere il fiordo, si vedranno forse degli animali tipo le orche, le balene e non lo so, altre cose che spero di vedere. La giornata è bella, siamo fortunati perché praticamente erano giorni interi che c'era pioggia e invece oggi a quanto pare ci sarà una bella giornata. Quindi sono molto incuriosito. Praticamente ho fatto più volte nella mia vita le escursioni per andare a vedere le balene. Non sono mai riuscito a vedere questi animali meravigliosi. Quindi oggi andremo, speriamo, e vi racconterò se riuscirò veramente a vedere qualcosa di interessante. Comunque anche se non ci fossero le balene, quello che vi posso dire è che qui c'è una natura spettacolare con tutti i fiordi, il ghiacciaio che arriva in acqua, quindi non vedo l'ora di partire. Questa è la barca e adesso partiamo verso gli sconosciuti. Allora ragazzi, il giro è partito, cosa vi posso dire? Guardate i colori che ci sono alle mie spalle, cioè c'è l'acqua che ha un azzurro incredibile, poi ci sono le montagne dietro con questi
queste cime verdi con qua un po' di neve qua e là. Il mare per adesso è calmissimo, però ci hanno detto che oltre praticamente quelle montagne lì potrebbe iniziare a dare posto e giù, quindi ci aspettiamo in qualche modo di poter fare un po' di salti, un po' di montagne russe, roba del genere. Comunque guardate un po' la vista intorno a me, è qualcosa di meraviglioso. Ragazzi, non ci credo, praticamente abbiamo appena visto delle balene. Sono andato in Islanda, ho fatto due escursioni, non sono mai riuscito a vederli. Sono andato in Canada e neanche lì neanche una balena, e oggi per la prima volta in vita mia sono riuscito a vedere le balene, le loro mega code che saltavano fuori a respirare. Non hanno fatto i salti epici che uno si aspetta, però l'ho viste lo spruzzo. Ho visto la mega codona che con questa classe, con questa leggerezza quasi, arrivava su in superficie e poi tornava ad immergersi nel mare. Che meraviglia la natura e quante cose belle ci sono lì fuori, e wow, veramente. Oh, e cammina, siamo arrivati nel momento culmine di questa escursione, ovvero davanti a questo mega ghiacciaio. Sono tipo 30 metri di ghiaccio che arriva tutto insieme e c'è l'aria fredda che scende tutta nella nostra faccia, e qui c'è, anche se non si naviga con la barca, c'è quest'aria fredda continuamente che ti arriva in testa perché scende seguendo il ghiacciaio e va verso il mare, ed è enorme, cioè ha una dimensione pazzesca. Ragazzi, resoconto di oggi, stiamo tornando dopo praticamente questa giornata investita, direi, scoprendo questa parte del parco. Devo dire che è una cosa che la consiglio non al 100 ma al 150%, è bellissimo. Noi poi siamo stati particolarmente fortunati perché oggi, come vedete dal cielo fuori, è una giornata splendida, c'è un cielo azzurro, il mare, dei colori pazzeschi. Abbiamo visto diverse balene in più momenti, non hanno fatto salti come fanno nei leaflet, nei volantini, però sono venute sempre a respirare, si vedevano quindi le schiene, le code che andavano dentro, si vedeva comunque quanto grandi erano. Poi il ghiacciaio con questi rumori pazzeschi, ogni tanto si spaccavano praticamente, c'erano dei colpi di, non so, sembrava del ghiacciaio intero che venisse giù. Le gite non sono economiche, lo dico. Questa che noi abbiamo fatto è la più economica, che sono circa 6-7 ore praticamente di viaggio, e ti fanno vedere le balene, ti fanno vedere il ghiacciaio, ti fanno vedere un po' di, non so, le solite foche, fochine, fochette, e l'abbiamo pagata tipo $170 più le tasse, quindi arrivi praticamente a $190, una cosa del genere. Se salite ancora, volete fare quella che fa più ore, andate su quasi a $300. Un'altra alternativa molto bella è quella invece di andare sempre con la barca e poi fare un'escursione in kayak all'interno del parco. L'unico inconveniente è che dovete andare ovviamente con una guida, perché può essere un po' pericoloso. Se ci raccontavano che se cadete in acqua, entro 10 minuti perdete la sensibilità dei vostri arti e quindi siete praticamente ciao ciao. E quindi avete bisogno delle guide, a meno che non siate esperti e abbiate delle licenze per kayak, eccetera. Allora a quel punto potete farlo ugualmente. Però quindi quella può essere un'opzione. Volevamo farla, ma in realtà, oltre ad essere più cara, non c'era nemmeno nessun posto libero per oggi, e quindi abbiamo ripiegato sulla barca, che comunque devo dire che assolutamente ti lascia a bocca aperta, e io a fine giornata dico super soddisfatto di questo giro, bellissimo.
Giornata alla ricerca delle balene, della meraviglia natura dell'Alaska terminata, ragazzi, mi sento brasato la faccia. Chi è che si aspetta di in Alaska di stare tipo col sole, sotto il sole, di bruciarsi quasi, no? Quindi vabbè, sono un po', mi è rimasto un po' il segno, ma non importa. Andiamo a comprare un po' di pesce per stasera, perché visto che abbiamo la griglia, sgrigliamo. Buongiorno ragazzi, qui ormai è già arrivato il tempo di lasciare questo posto bellissimo. Abbiamo passato la mattinata praticamente a impacchettare cose. Lasciamo per l'ultima volta questa bellissima terrazza che ci ha dato grandissime soddisfazioni e una vista memorabile che penso mi porterò sempre nel futuro pensando all'Alaska. Un ultimo sospirone, un'ultima guardata lì e adesso direi che siamo pronti per partire di nuovo. Prendere la macchina, raccattare tutto e guidare per un altro 3-4 ore, perché andremo ad Anchorage, dove andremo a recuperare il nostro camper, perché adesso abbiamo deciso di prendere un RV, come li chiamano qui, e poi, se tutto va bene, dovremo iniziare a guidare verso il parco del Denali, dove andremo a fare un po' di camminatine varie. C'è la mia macchina e partiamo! Ragazzi, in questa giornata uggiosa alla fine siamo riusciti finalmente a recuperare il nostro fantastico camper. Stiamo lasciando in questo momento Anchorage in direzione Denali. Visto che ormai abbiamo fatto un po' tardi, sono le 5 di sera praticamente, e per arrivare a Denali ci vogliono almeno 4 ore, direi che ci fermiamo un po' alla cittadina prima, che si chiama Talkeetna, che a quanto pare ci hanno detto che è carina e c'è magari anche un po' di movimento. Questo implica che domani mattina dovremmo partire un pochino prima per riuscire a entrare nel parco in tempo, però vabbè, ci faremo una bella alzatina. Ma ora che abbiamo la casa sulle spalle, tutto è più semplice, perché basta insomma partire e portarsi dietro tutto ogni volta. Come vedete il tempo fuori è abbastanza nuvoloso, un po' grigio, e la gente dietro si diverte un mondo. C'è chi studia, c'è chi legge, c'è chi dorme, c'è chi mangia le arance. Allora, siamo arrivati in questa Talkeetna e adesso stiamo praticamente usando il nostro nuovo enorme RV. Il background è un po' cambiato, non abbiamo più il mare o altre cose, ma abbiamo invece il nostro RV. Quindi siamo in questo bellissimo RV camp, questo è il nostro bestione. Guardate quanto è grosso, praticamente viene fuori sia dalla parte di qua sia dalla parte di qua. Sbam! I ragazzi stanno preparando un po' la cena, stanno grigliando. Siamo in mezzo al nulla, non c'è praticamente niente se non degli alberi e una stazione del treno. Vediamo dei binari d'altra parte di là, ma nient'altro. Questa sera non grigliamo perché abbiamo già grigliato per 2 sere su 2, giusto? 3 su 3. 3 su 3, anzi. Ok. Guardiamo un po' cosa c'è di qua. Buongiorno, questa faccia da sonno incredibile ovviamente parla già da sé, come penso possiate capire. Ci siamo svegliati molto presto questa mattina, tipo alle 6. Siamo partiti per andare in direzione Denali, che se Dio vuole in un'oretta e mezza dovremmo insomma esserci. Tutto ciò abbiamo trovato i lavori sulla strada, quindi abbiamo davanti a noi in questo momento una specie di safety car che ci sta guidando attraverso le magie del Denali, la strada. Fuori il tempo è piuttosto grigio e
po' triste, se vogliamo, quindi non aiuta a darci una carica di energia, ecco. Ragazzuoli, con tanto di mascherina, giustamente, siamo saliti sul nostro bus e abbiamo anche, siamo riusciti a recuperare un posto praticamente all'ultimo, alle 11, siamo arrivati qui alle 10:30, c'erano alcuni posti disponibili su questo bus, non ci credevamo. Quindi adesso andremo in questo percorso che sono circa 7-8 ore, così possiamo sia vedere il parco, un po' di natura e arrivare a un bel posto, vediamo un po' com'è. Beautiful spot, lots of great things to see out there, but I'm not supposed to be looking around. Safety is my number one job, so if something's standing on the road, there's a good chance I'm going to see it. You can help me there if you want to. Ci sono diverse modalità per scoprire il parco. Potete sia prendere dei bus organizzati che praticamente hanno la voce narrante e tutto il resto, che costano un bel po', tipo più di $150 a testa, oppure potete semplicemente prendere gli shuttle, che il cui obiettivo è quello di praticamente portare la gente da una parte all'altra per fare escursioni, camping, eccetera. E è interessante perché costano praticamente un terzo e in realtà anche lì i ranger vi spiegheranno la storia, si fermeranno sugli animali. Non è puramente informativo, ma è comunque per voi, vi porteranno in giro per il parco per tutta la giornata. Si può arrivare in un punto che è il più lontano, dove si può vedere il Denali, non sempre perché dipende chiaramente dalle nuvole. Comunque fanno un po' di stop e un po' di fermate lungo il percorso per mostrare un po' di cose. Questo qui dietro di me è il Taklanika ed è praticamente il famosissimo fiume del film Into the Wild. La location esatta dove c'era il Magic Bus è praticamente in quella direzione, in mezzo alla foresta. Stiamo facendo un po' di pause con il bus e guardate un po' in che razza di posti ci si ferma. Che poi, se noi confrontiamo con le nostre Alpi, non è che abbiamo queste vette scoscese, ma quello che ti resta, che ti colpisce, è la vastità infinita e senza una strada, una casa, un traliccio, nulla. Ti sembra quasi di arrivare in un altro pianeta dove ancora nessuno deve ancora arrivare. Fighissimo. Oh, ragazzi, finalmente dopo questa praticamente corsa di 4 ore in mezzo al Denali, in mezzo al nulla, siamo arrivati nel punto finale in cui adesso scendiamo, facciamo un po' di camminate in mezzo al parco con il nostro amico Bas che ci ha praticamente portato fino a qua. Guardate che bello che è. Abbiamo visto un sacco di animali passando, arrivando fino a qua, abbiamo visto dei caribù, abbiamo visto, vabbè, delle capre. Ma la più importante ovviamente, direi, è stata il grizzly, perché ho visto per la prima volta un grizzly nella natura, nel suo ambiente naturale, ed è stata una sensazione bellissima. Non era vicinissimo, però nonostante non fosse vicino, si poteva benissimo vedere quanto fosse grande. Spettacolo di posto, guarda che roba. C'è una natura infinita a 360 gradi e questo è il Magic Bus. Bam!
Ci hanno detto che con gli orsi bisogna fare più casino possibile, perché l'obiettivo è evitare di stupirli. Quindi sono legittimato a fare un sacco di casino oggi. Orso! Orsettino! Orsetto bello, 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 bello! C'è un altro di quegli animali! Guardalo! Hello? Lo vedete? Stiamo facendo un po' di escursioni qua intorno, visto che siamo arrivati alla fine. Un po' bagnatino, ma felice. Ci sono arrivato in cima. Guardate che bella vista. No, è arrivata la nebbia adesso. Però vi assicuro che dal vivo è bellissimo. Sono distrutto. Ah. Che meraviglia, ragazzi. Ragazzi, buongiorno! Oggi ci siamo svegliati in questo campeggio che si trova all'interno del Denali, che si chiama Riley Creek, che è praticamente situato subito all'inizio, all'entrata del Denali. Di solito tutti questi campeggi richiedono mesi e mesi di prenotazione, di solito anche 6 mesi o un anno in anticipo. Invece in questo momento, visto la situazione della pandemia, visto che c'è molta meno gente, parlavano addirittura del 5-10% dei turisti che ci sono normalmente in questo periodo. La verità è che siamo arrivati qua, siamo passati e avevano un sacco di posti senza problemi, quindi abbiamo semplicemente parcheggiato il nostro RV e ci hanno praticamente trovato subito un posto senza problemi di nessun tipo. Ha piovuto un po' ieri sera, ma oggi splende il sole e c'è una giornata molto bella, devo dire. E la cosa bella è che ci si sveglia con questo odore di alberi, di resina, e non c'è nessuno. Guardate, praticamente le piazzole sono bellissime perché ognuna c'ha lo spazio per fare, come vedete c'è per campeggiare, quindi con i tavoli, quindi private per ognuno, tavolo, posto per fare il fuoco e dall'altra parte zona dove parcheggiare e tutto il resto, mettere la roulotte o la tenda. Oh, qui c'è il posto per la tenda. Ci sono tutte queste piazzole in mezzo al verde. A livello di orsi ci hanno detto che in teoria non ci sono grossi problemi, perché di solito qui non vengono. Io chiaramente però intendo, non so se mi fiderei ad essere qua con gli orsi, potenzialmente con i grizzly che stanno fuori. Quindi nel nostro RV ci sentivamo molto più protetti, eventualmente molto bene. E questa mattina mi sento un'altra persona. Ah. E dall'altra parte c'è casa nostra, ve la faccio vedere, guardate che bella che è, che spunta in mezzo agli alberi. Qual è il nostro piano della giornata? Quello che vogliamo fare è praticamente, visto che il parco del Denali si trova a un paio d'ore di macchina più a sud rispetto a Fairbanks, faremo un piccolo hike questa mattina per svegliarci, per respirare un po' di aria buona, per stare ancora un po' in mezzo alla natura, e dopodiché prenderemo l'RV e andremo verso nord, direzione Fairbanks. Non c'è molto da vedere a Fairbanks, ci hanno detto che è una città, bah, è famosa solamente per le Northern Lights, che è l'aurora boreale. Non credo che la vedremo, perché tra l'altro non è periodo, perché l'aurora boreale a Fairbanks si dovrebbe iniziare verso fine agosto, mentre adesso siamo a inizio agosto, quindi secondo me non ce la faremo. Però voglio dire, ci proveremo e magari, chi lo sa, la fortuna aiuta gli audaci. Il tempo è bello, le previsioni sono ottime, quindi a questo punto andiamo lì e almeno facciamo uno scalo, una tappa in città. Oh, guardate ragazzi, oggi che giornata, che uscita, mamma mia. Ragazzi, mi hanno detto che l'Alaska era solo praticamente pioggia, brutto tempo, grigio, e oggi, questa mattina, questo sorpresone, ci siamo svegliati qui nel Denali con un cielo azzurrissimo, fa caldo, sono praticamente in felpa e sto quasi sudando. A quanto pare qui vicino c'è un laghetto con tanto di castori, quindi adesso vediamo un po' se troviamo questi amici castorini. Il percorso prevede un pezzo in cui si cammina praticamente sul binario del treno. Mi sembra ottimo, no? Credo sia più pericoloso questo rispetto a trovare l'orso, onestamente. Comunque.
Eccole qua, praticamente qua vivono i castori, guarda che belli che sono. C'è questo laghetto che è molto carino perché poi è molto tranquillo, tutto in piano. E guardate, queste qua sono praticamente tutte le dighe fatte dai castori, cioè veramente un livello più in alto rispetto al resto dell'acqua. E qui per la prima volta ho visto una diga di castoro. Speravo di vedere anche qualche castoro, ma purtroppo questa mattina non sono molto attivi. La guida ti ha spiegato che di solito sono più attivi alla sera o insomma tardo pomeriggio, e adesso siamo alla mattina, quindi purtroppo non c'è neanche un castorino che mi saluta. Però vabbè, dai, vuol dire che sono in zona comunque. Che pace, che meraviglia. Guardate i denti dei castori come tagliano praticamente gli alberi. Campeggiamo, chi mi manca di là? Ah, il bomber. Buon appetito. Appetito. Yes, we camp. Amici, ci abbiamo lasciato ufficialmente il bellissimo parco del Denali. Tante emozioni, belle escursioni, fantastici animali. Paesaggi da urlo, con un po' di tristezza siamo ripartiti, ovviamente con la pioggia che ha ripreso. Una volta che ci mettiamo un po' a guidare, comincia a piovere per un po'. Direzione Fairbanks, però considerate che Fairbanks è uno dei posti con il maggior numero di aurore boreali pro capite praticamente durante tutto l'anno. Quello che serve per vederla bene è totale oscurità, e il problema è che se vai troppo durante l'estate le ore di luce sono talmente tante che la notte non è mai veramente buia. E l'altra cosa è ovviamente un cielo bello terso. La cosa positiva è che per adesso il cielo è molto terso. Siamo carichi. Siamo carichi. Siamo in un periodo che non è il migliore della storia per vederlo, però noi ci vogliamo credere. Noi buttiamo il cuore oltre l'ostacolo e ci vogliamo provare. Amici, aggiornamento di servizio, abbiamo sorpassato la cittadina di Fairbanks, dove a mio avviso esistono le banche con i tassi di interesse migliori del mondo, perché giustamente ci sono solamente Fairbanks, scusateci. E siamo passati per Fairbanks, cittadina abbastanza anonima, con un sacco di roba molto americana, Walmart, c'è la Costco, tutte quelle cose là. Ci hanno detto però che a un'ora da Fairbanks c'è una sorgente, da tutta la parte nord rispetto a Fairbanks, ci sono delle sorgenti di acqua naturale, tipo termale, e abbiamo detto a sto punto, visto che abbiamo guidato già 7000 ore, un'ora in più non ci cambia nulla, e quindi stiamo andando ancora più verso nord-ovest, anzi nord-est, e stiamo andando in questa località che si chiama Cina, C-H-E-N-A, Hot Springs. A quanto pare c'è un laghetto semi-naturale dove prendono l'acqua, la tengono, esce a 70 gradi, quindi la raffreddano. Ragazzi, comunque la località, questa Cina, è sicuramente la più vicina, giustamente, il driver a prova. Me l'ha suggerito il driver, anzi, devo ammetterlo. Ci sono solamente alberi, come potete vedere, e alberi e strade. Prossima tappa, Cina. Welcome to Cina Hot Springs Resorts. And there. Siamo incredibilmente arrivati finalmente alle Cina Hot Springs. Tra l'altro c'è anche un RV e un camping praticamente attaccato. E c'è uno dei posti più belli per fare camping. Guardate, c'è il nostro mega RV con tanto di ovviamente tavoli, posto per fare il fuoco. E dall'altra parte c'è praticamente un fiumiciattolo, un ruscellone che passa. E quindi per tutta la notte avremo questo rumore in cui si sentirà l'acqua che scorre continuamente. Dovrò probabilmente andare in bagno 7 volte. Guardate che bello. Ed è proprio attaccatissimo, guardate, al nostro camp. Cioè,
Meglio di così. Quindi adesso prepariamo un po' le cose, perché andiamo nella piscina termale, nella piscina naturale, a quanto pare, che c'è in questo posto. Andiamo un po' a farci un bagno un po' al caldo. E tiene aperto fino a mezzanotte, quindi potremo stare lì in mezzo ai fumi naturali, belli caldi, e poi tornare qua a farci una bella cena. Ragazzi, che giornata meravigliosa oggi, eh? Veramente, pazzesco. Entrati nei nostri qua bagni termali. Siamo tipo nei termi di Abano, ma abbiamo fatto solo 18 ore di macchina e diverse di loro per arrivarci. Poi allora, c'è questa schiuma sopra, che non sappiamo bene cosa sia. Ci crediamo che sia una cosa naturale. Ecco. Oh ragazzi, che goduria, praticamente l'acqua è a temperatura perfetta, non è troppo caldo, troppo freddo, si sa bene. Fuori fa freschino, quindi se è troppo caldo puoi uscire un attimo. C'è questo temporino che esce ed è una sorta di laghetto naturale, perché c'è il fondo proprio di sassi che non potete sentire, ma li sento io. Yes, some guys here are very happy about the experience, right? Very happy. Questa che viene sparata costantemente è la nuova acqua calda che arriva. No. Ragazzi, si sta benissimo, c'è quest'acqua calda, delle montagne con tutti i pini, il nulla, questo cielo azzurro. Quindi immaginate stare in questa piscina, in questo momento, alla sera di notte col buio, e guardare pure in alto e vedere l'aurora boreale, cioè uno spettacolo. Il fuoco che va, quello che sta morendo di freddo, quello che si mangia il burgerone. Top! Yeah! Altro burger, oh, this is a cool one. Ok ragazzi, stiamo guidando questa volta verso sud. La direzione di oggi è quella di Valdis, che è una bellissima località, a quanto pare sulla costa più meridionale rispetto, diciamo, alla strada, perché poi la strada non continua e finisce lì. Da Fairbanks diverse ore, si parla di circa 6 ore, 7 ore di guida, ma la strada devo dire che è molto bella. Ci sono praticamente verde a destra, a sinistra, davanti a me in questo momento c'è una cosa bellissima con una discesa enorme, lunghissima. Continuiamo a goderci questa bella giornata, sembra quasi di navigare in mezzo alla natura. Durante il percorso decidiamo di fermarci a Copper Center, una località famosissima per i suoi salmoni, che a quanto ci dicono sono tra i più buoni al mondo. Il periodo per la pesca va da maggio a settembre, ma tuttavia quest'anno ci dicono che i salmoni sono già partiti, quindi visto che siamo qui ne approfittiamo per girovagare in mezzo a queste macchine che sembrano praticamente arrivare da un passato molto lontano. Stiamo continuando a guidare, e dove stiamo andando questa volta? In un altro posto fighissimo qui dell'Alaska, che si chiama, anzi si scrive Valdez, ma si pronuncia Valdez, visto che mi guardavano malissimo quando dicevo Valdez, ora almeno so come pronunciarlo. La strada che conduce a Valdez è fantastica, fenomenale, praticamente sono praticamente un'ora e mezza, due, in mezzo a montagne altissime, purissime, bellissime, in cui praticamente si percorre una strada che va alla base, da una montagna all'altra, e si vedono queste montagnone enormi.
con le cime innevate, con colori neanche a dirlo stupendi come al solito. Adesso poi tra l'altro sono le 8 di sera, quasi le 9, e considerando che c'è la luce perfetta, perché è la luce che da noi praticamente è un'ora prima del tramonto praticamente, ma dura per delle ore, quindi assume dei colori pazzeschi. Quello che vi dicevo prima, guardate la strada com'è per andare in direzione Val d'Ise, è spettacolare, ci sono queste montagne a 360 gradi, un po' verdi, un po' con la neve, con questo cielo, le nuvole, queste luci sempre un po' soffuse, che meraviglia! Cammina cammina, siamo finalmente, anzi guida guida, siamo finalmente arrivati in questa bellissima località che si chiama Val d'Ise. Guardate un po', allora prima cosa c'è un tramonto praticamente che dura da 4 ore a questa parte. Tutte queste barche, qui c'è il porticciolo praticamente alle mie spalle con tutte queste barchette piuttosto che i kayak pronti per fare escursioni il giorno dopo. Si sta alzando un po' di vento, dicono che domani purtroppo sia talmente ventoso che ci stanno sconsigliando di fare escursioni in kayak, anzi probabilmente le hanno cancellate tutte, si sente che sta veramente salendo, quindi probabilmente domani con tanta tristezza non potremo fare la cosa che tutti quanti vogliamo fare qui, che è andare col kayak. Stiamo mangiando un ristorantino qua sul porto, siamo devastati da questa giornata di guidare senza fine praticamente. Sembra una località estremamente tranquilla, rilassata, dove la gente va a farsi le escursioni in bici, in barca, a piedi, qualsiasi modo possibile, immaginabile. Adesso vado a mangiare perché sto morendo di fame. Dimmi il tuo alibut, dimmi il tuo alibut. Dimmi il tuo alibut. E guardate la vista dall'altra parte, cioè c'è il sole ancora praticamente. Stiamo mangiando alle 11 come al solito. C'è solo questo vento fastidioso che ci sta uccidendo, però a parte quello. Buon appetito! Buongiorno travelers! Abbiamo fatto una notte di quelle più movimentate della storia. C'erano un vento tipo a 30 miglia orarie, che immaginate se state dentro un RV sul mare con un ghiacciaio alle spalle che pompa aria. Continuava tipo l'RV a muoversi in un modo pazzesco. Avremmo dormito probabilmente 3 ore. Pensavamo che si ribaltasse tutto, c'erano pezzi di plastica che volavano, fiori, alberi, rami. Ce la siamo veramente fatta sotto. Però stamattina a quanto pare è tutto più tranquillo. Il problema qual è? Che in realtà a causa di questo vento tutti i tour sono saltati, sia quelli col kayak che con la barca, non si può fare hike nel ghiacciaio e quindi stiamo un po' ripiegando su delle cose alternative, tipo andiamo a vedere i salmoni e il lago del ghiacciaio. Vabbè, meglio di niente, no? Ma voi la sapevate questa storia dei salmoni? Cioè, io l'avevo letto da qualche parte, ma non avevo mai visto con i miei occhi i salmoni quanto cambiano. Il salmone quando è in mare sta così, poi quando comincia a risalire l'acqua dolce diventa così, si trasforma. Vedete, ha la gobba e gli vengono fuori praticamente questa faccia appuntita con questi denti molto aguzzi e poi praticamente perdono anche quello strato che li protegge dai parassiti e cominciano dei batteri già a decomporli ancora quando sono vivi. Cominciano a salire la corrente, alla fine arrivano, depositano le uova e solamente a quel punto muoiono. Quindi pensate che razza di motivazione che ci hanno risalire, fare tutta questa fatica per andare a depositare le uova e tra l'altro mangiati da uccelli, dagli orsi. Che vita grama! Praticamente ci sono salmoni che continuano a provare a risalire la corrente. Guardate che belli! Belli, non sono bellissimi in realtà. Thank you.
guardate che bel cascatone, praticamente i nostri poveri amici salmoni devono riuscire a risalire tutto questo ruscello e poi arrivare qui e tentare di salire in questo. Secondo me questo è impossibile, non vedo neanche un salmone che ce l'ha fatta ad arrivare a questa parte, ma... E pensate che la città di Valdez ha in realtà una storia molto triste, perché nel 1964 quello che è successo è che è arrivato il secondo terremoto più forte del mondo. Questo ha comportato che per tipo più di 4, quasi 5 minuti la terra ha continuato a tremare e ha praticamente raso al suolo quasi completamente la città. E per quello che era rimasto praticamente in piedi, dopodiché è arrivato un enorme tsunami che ha praticamente distrutto tutto il resto. Hanno poi scoperto che questa parte di terreno è praticamente piuttosto instabile, quindi hanno deciso di ricostruire tutta la città qualche chilometro, un paio di chilometri, diciamo, più verso il mare, in modo da costruire la città di Valdez o di Valdiz in un modo un po' più solido, sperando che non ricapiti quello che è successo. Pazzesco! Praticamente questo è un ghiaccio che è formato solamente da tutta l'acqua che si scioglie dal ghiaccio che c'è sul ghiacciaio. Questi si possono vedere ancora diversi pezzi enormi di ghiaccio che galleggiano da una parte all'altra. L'acqua l'ho toccata, ragazzi, è freddissima. Praticamente come farvi un cocktail, ma di quelli proprio appena sfornati con tanto di ghiaccio. Mi sa che il bagno qua non lo farei. Peccato che oggi non si possa fare kayak perché c'è troppo vento. Però vabbè, dai, accontentiamoci di quello che si può fare. Anche così, passeggiando intorno al ghiacciaio e a questi pezzi di ghiaccio, non è male. È talmente tanto vento che non sto nemmeno in piedi quasi. Wow! 3, 2, 1... La pausetta con un bel burritino, tra l'altro piatto tipico dell'Alaska, eccolo qua, peserà praticamente quanto una balena. Vabbè, buon appetito. Tra le cose da fare qui a Valdiz c'è ovviamente numero uno il kayaking, da fare sia nel lago del ghiacciaio sia anche prendere un'escursione, vi portano fuori e vi poi fanno fare un po' di kayak, diciamo, in mare aperto in mezzo ai ghiacci. Però vi avverto che sono piuttosto care, costano circa $300 a persona. Altrimenti potete prendere la barchina che vi porta a vedere il ghiacciaio, dove si spaccano un po' come abbiamo visto anche nella parte di Seward. Noi a questo punto però, essendo che già poi c'era il mare molto mosso e in più col fatto che l'abbiamo già visto a Seward, abbiamo evitato di fare una cosa molto simile, perché lì si vedono le orche, le balene, il ghiacciaio. Quindi abbiamo optato per andare a vedere il ghiacciaio, dove si può andare con la macchina. E abbiamo visto anche la città vecchia, che in realtà non c'è nulla, praticamente sono solamente dei cartelli, dove la prima città, la prima Valdiz, è stata praticamente distrutta dal terremoto. Il consiglio di venire a Valdiz, sia perché la strada per arrivarci è di per sé vale il viaggio, è bellissima, praticamente... Ci sono questi percorsi in mezzo alle montagne, si scende un po' alla volta, si sale, si scende in mezzo a queste montagnone enormi, piene di neve, vedendo la vallata sotto, è bellissimo, una delle cose più belle che abbia mai visto.
sia perché ovviamente una volta arrivati qua, uno o due giorni si possono fare sia degli hike sia delle escursioni in giornata alla scoperta della natura qui intorno. Ah, aggiungo una cosa molto bella, è anche quella del salmone, perché c'è questo river con i salmoni che arrivano dal mare e iniziano ad andare verso a deporre le uova, quindi all'interno dei ruscelli, risalgono la corrente ed è molto bella, si trova vicinissima a Val d'Ise, praticamente lasciando la città alle spalle. Dopo un paio di miglia praticamente sulla sinistra si vede questa casetta con questa piccola piattaforma che, dalla quale si possono vedere i salmoni. C'è da fare anche qua. Siamo arrivati in questa hatchery, in questo luogo dove praticamente c'è un allevamento di salmoni. Quello che fanno è, vedete questo mega stream che arriva lì, c'è l'oceano, no? Quindi i salmoni cosa fanno? Vogliono risalire per andare verso il fiume che c'è qui alle mie spalle e poi la cascata. Il problema è che non ce la farebbero praticamente a passare questo fiume, che poi ha diverse cascate, e morirebbero. Quindi quello che fanno è mettono questa specie di diga che filtra, che ferma tutti i salmoni, così sono costretti a depositare le uova là, altrimenti morirebbero. Quindi, capito, è una sorta di paramento artificiale che permette ai salmoni di deporre le uovine in questo luogo. Iniziamo il Solomon Gulch Trailhead, che è questo bellissimo hike che a quanto pare, seguendo il mitico, inimitabile Bear Grylls, è uno degli hike più belli del mondo. Abbiamo il nostro bear spray a portata di mano, come potete vedere. Voilà, e così in caso di attacchi di orso siamo ovviamente premuniti. Ultima notte, guardate che bel posto. Questa sera c'è un cielo bellissimo, non c'è il vento di ieri, almeno per adesso. C'è il nostro amico che sta andando a taglialegna lì in fondo. È con una mano, sta bevendo, e con l'altra con una mano sola. Hello. Hello. How are you? Good, how are you? Good, good. Marco's over there with a white claw and he's cutting wood and still holding the white claw at the same time. Come non tagliare la legna, ragazzi? Ve lo facciamo vedere in tre mosse. Primo, usare entrambe le mani. Ecco. Secondo, non bere alcol mentre lo si fa. Dai, fatto. Ok, prendiamo questo nostro bel coso qua e andiamo. Ennesimo falò anche questa sera, ragazzi, come ogni sera praticamente falottiamo. Guardate che bello il cielo. Che bei colori, guardate che bello questo camping che abbiamo trovato questa sera qui a Val d'Ise. E rispetto a quello di ieri sera non c'è nessuno nella nostra zona, è molto più bello. Buongiorno, oggi siamo svegliati in questo bellissimo camping dove c'è tanta natura, bella vista, un sole, cielo azzurro, fantastico, non mi posso più lamentare. Casettine fatte apposta per tante belle care cose.
e questa mattina lasciamo decidere al fatto, perché non abbiamo prenotato i biglietti per il ferry che ci deve portare a Whittier. Quindi l'alternativa è prendere il ferry se c'è posto, e oppure guidare fino a Anchorage, e sono più o meno allo stesso tempo, quindi va bene uguale. Sono tutte e due cose belle da fare, vedremo cosa vincerà. Ragazzi, è incredibile, è un sì! Abbiamo i biglietti per il nostro ferry, eccolo lì, no, dov'è? Sì, lì esattamente. E a quanto pare questa è una delle tratte più belle da fare, è un po' una specie di crociera a low cost, se vogliamo, perché comunque con 50-70 dollari a testa ti porta da Valdez a Whittier in 6 ore quasi, passando però in mezzo a questi fiordi ed un panorama che dicono essere molto bello. Noi stiamo pagando di più perché abbiamo un RV lunghissimo, stiamo pagando 800 dollari con 5 persone, quindi 160 a testa considerando tutto quanto, ma se avete solamente una macchina pagherete molto meno. E niente, siamo pronti per partire a questo punto, salpiamo! Questo è il nostro finale, salire con un RV sul ferry. Su un ferry, siamo ai ferri corti, eh? Aggiornamento di servizio, siamo finalmente riusciti a salire su questa barca che ci sta portando quindi da Valdez a Whittier. Questo è un giro che assolutamente consiglio, era sulla Lonely Planet, più persone me l'hanno detto, un modo un po' diciamo low cost per farsi una specie di crociera in mezzo a questi fiordi. Guardate che belli che sono, praticamente da una parte all'altra. Poi oggi c'è una giornata bellissima e i colori sono incredibili, cioè questo azzurro, tutte queste, l'acqua illuminata con tutte le onde, con tutti questi mille riflessi, guardate di là, è veramente una meraviglia. In più ci sono queste cime innevate che dopo diventano piene di pini, pieni di alberi, qualche pesce che salta fuori ogni tanto, queste barche, questi pescherecci che passano, è veramente uno spettacolo. La tratta è di circa 6 ore, quindi parte alle 11 da Valdez e arriva intorno alle 4 a Whittier. È anche un buon modo per evitare di guidare troppo, diciamo, perché comunque sarebbero 5 ore di marcia fino a Anchorage, invece così si fa praticamente 6 ore di relax sulla barca guardando questo panorama bellissimo, e poi è solamente un'ora di strada e qualcosa, un'ora qualcosa da Whittier a Anchorage, quindi è un buon modo per, diciamo, ritornare nella parte se uno deve prendere l'aereo e insomma tornare verso casa. Occhio solo che la barca non c'è molto spesso, c'è praticamente una volta se non due a settimana, in questo periodo addirittura ce n'è una ogni 2 settimane, quindi in realtà non abbiamo potuto prendere quella che volevamo perché non c'era più. Quindi controllate bene con largo anticipo quante sono e quali sono le barche, e magari prenotate anche in anticipo perché è un buon modo per assicurarsi un posto, visto che di solito i posti sono pochi e la gente che vuole fare questa tratta è tanta. Thank you.
Cosa c'è di meglio di bel fish and chips quando stai guardando un panorama così? Amicici, alla fine siamo arrivati a Whittier. Dopo questa traversata di 6 ore, praticamente 5 ore, anzi sono le 4, siamo partiti alle 11 del mattino. Guardate che colori con cui ci accoglie questa città. È una giornata stupenda. Sono così triste che adesso il nostro giro sta per terminare, perché in un posto così meraviglioso vorrei rimanerci molto di più. Guarda che roba! Se ci passano una barca, no? Watch for rocks. Ma cos'è? Look at this, guys. Holy shit. Oh, fuck. It's very narrow. Ok, ci passano anche i tirper di qua, però. E ovviamente non potete dire di essere venuti in Alaska se non provate almeno una volta a pescare i salmoni, come stanno facendo questi signori qua. Vi segnalo questo, che si trova molto vicino ad Anchorage, si chiama Bird Creek. Si trova praticamente a 20 minuti dopo Anchorage, proseguendo verso sud, molto facile. Vedrete sia il parcheggio sia un po' di gente che pesca, ed è molto facile arrivarci. La strada è lì. Per finire questo Anchorage, un bel halibut burger al modo di Joe's. Buon appetito! Guardate quanta vita c'è ad Anchorage la sera. Questa è la via pedonale, downtown. C'è un sacco di roba da fare, eh? Vi devo dire, non vi aspettate chissà che grande vita ad Anchorage. C'è praticamente una strada principale, che c'è praticamente downtown. La cosa che mi ha stupito è che ci sono in realtà anche qui i cestini anti-orso, quindi anche qua ci sono i cestini dove bisogna assolutamente aprirli con la mano per evitare che gli orsi vengano anche qua a prendere il cibo nella spazzatura. La cosa bella però è che li dipingono in questi modi molto particolari e in modo anche molto artistico, direi, con l'orso che guarda, lì c'è un altro, se lo vedete lì in fondo. Sono abbastanza un tocco d'arte in questa città che durante l'inverno vorrei tornare, perché sembrerebbe molto complicata con queste temperature che vanno sicuramente sotto zero tutto l'inverno e pochissime ore di luce. È arrivato il momento, ragazzi, di salutarci e di fare un po' di considerazioni finali su questo viaggio meraviglioso. C'è tantissima natura, esattamente come mi aspettavo. Abbiamo visto le balene, abbiamo visto le orche, abbiamo visto gli orsi grizzly, abbiamo visto gli alci, abbiamo visto tantissimi animali che per la prima volta vedevo in vita mia veramente dal vivo. E chiaramente qui c'è tantissimo da scoprire in tutti i sensi, quindi se vi piace la natura è il posto perfetto. Quello che vi posso dire è: se venite durante l'estate in una situazione normale, non come quella di una pandemia in cui ci troviamo adesso, prenotate con molto anticipo sia le macchine a noleggio sia i posti dove dormire, perché sono veramente limitati. Ci sono pochi hotel, ci sono pochi posti e bisogna essere sicuri di trovare un posto con largo anticipo. Una buona opzione può essere quella di noleggiare un RV, un camper,
perché considerato che c'è poca disponibilità di alloggi e che sono anche molto cari, vi permetterà di girarvela con un po' più di flessibilità. Poi considerate che l'Alaska è uno degli stati fatti quasi apposta per gli RV, le strade sono larghe, ci sono tantissimi camping fatti apposta per i camper, per gli RV, per le tende, per fare camping in qualsiasi modo, ognuno col proprio posto per fare il fuoco, le sedie, le panche, quindi è fatto proprio apposta. Quindi se so che non siamo noi italiani tantissimo abituati a fare campeggio, ma se vi armate un po' di flessibilità per qualche giorno e vi buttate un po' into the wild, secondo me è uno dei modi migliori per godersi appieno questa Alaska. Tenete a mente però che l'Alaska è un luogo caro, quindi per dormire, noleggiare macchine, le escursioni, costa. Quindi chiaramente sono le cose bellissime da fare come i giri in elicottero, i tour giornalieri, ma ti sparano anche 600-700 dollari al colpo. Andare col kayak volevano 300 dollari, il ferry adesso stiamo prendendo comunque un centinaio di dollari costa, quindi non è un viaggio low cost. A maggior ragione prenotate in anticipo se volete venire, per evitare di dover prendere delle cose all'ultimo secondo. Un consiglio: magari guardate anche su Airbnb, che potrebbe essere un'opzione nel caso in cui non prendiate un camper o nel caso in cui non facciate campeggio, perché può essere comunque un'opzione che vi fa risparmiare un po' di dindini. Altre due cose: se avete un po' di tempo extra da vedere in zona, è l'isola di Kodiak, o Kodiak, non ho capito come si dica, comunque dove ci sono questi enormi orsi grizzly che si nutrono di salmoni e che afferrano i salmoni al volo, motivo per cui sono gli orsi bruni più grandi del mondo sostanzialmente, che sono molto più grandi dei loro cugini che abitano sulla terraferma. Quindi quello, se avete un po' di tempo, secondo me è una cosa che va fatta. E poi considerate che se avete ancora più tempo potete anche vedere l'altro pezzo di Alaska, quello intorno alla capitale, Juneau, che si trova più a sud. Magari io lo farò in un altro viaggio, visto che comunque abitando qua negli Stati Uniti posso fare un'altra capatina. Però se avete un altro po' di giorni, considerate che si può fare un volo da Anchorage fino a Juneau, e a Juneau poi anche lì ci sono escursioni, ghiacciai, in modo molto simile a questa zona. Ma anche lì, se avete un po' di tempo extra, direi che c'è il parco del ghiacciaio che è assolutamente da visitare. Clima in Alaska, com'è durante l'estate? Cambia continuamente. Se alla sera serve il piumino, direi che fa freddino e anche un po' umido, poi se piove a maggior ragione. Quando c'è il sole, come adesso, si può anche stare in maniche corte, ma sono degli eventi, diciamo, un po' più rari. Quindi io abbigliamento consiglio un abbigliamento generale primaverile barra autunnale, vestirsi a strati perché comunque alla sera fa freddo, se piove a maggior ragione in certe zone è molto ventoso, se siete sul ghiacciaio fa freddissimo. Se invece siete al sole di giorno, riparati dal vento, potete anche stare a maniche corte. Quindi serve un po' di tutto. Ho messo praticamente tutti i tipi di abbigliamento che avevo portato via, dalla mente a maniche corte al costume fino al piumino bardato con il cappello. E quindi cercate di essere smart, vestitevi a strati o cose che potete costruire un po' alla volta. Quindi la maglietta, il pile, una giacca a vento ed eventualmente un piumino extra di quelli magari che occupano poco spazio. E mi raccomando, un keyway, una giacca a vento che sia waterproof, perché altrimenti con queste pioggette improvvise rimanete a mollo. A questo punto spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando come al solito iscrivetevi al mio canale YouTube, lasciatemi un commento, fatemi un sacco di like, spolliciate, non fate i tirchi, mi raccomando, e noi a questo punto ci rivediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!